Allora, io prima di critica faccio una premessa. Mostaf è esclusiva per fine terzi, perché è costituita da un team di persone che riducono. E quindi per entrare nello Mostaf non c'è bisogno né di raccomandazione né di sollecitazione, ma c'è bisogno di ognuno delle risorse che appartengono allo Stato siano dotate di trasparenza, di professionalità e di proprietà di linguaggio, oltre che di direttive ben precise che devono portare avanti. Fatto questa premessa per cui tu fai parte dello Stato, è logicamente a predicarti. Quando sono stato raggiunto da una tua email dove mi sei invitato stamattina a una conferenza stampa avente ad oggetto dimissioni del consigliere Iori e motivazione delle dimissioni del consigliere Iori, certamente non immaginavo che questa conferenza stampa si dovesse fare aprire un dibattito politico all'interno della maggioranza, perché se l'avessi saputo avrei studiato e quindi in grado di poter dare delle risposte. E allora io ieri ho sentito e ho visto Tommaso Iori, perché come sindaco era mio dovere incontrare Tommaso Iori per capire le motivazioni del perché avesse inviato quella missiva e protocollata la stessa, non so se personalmente o tramite altri, presso il protocollo dell'azienda Comune di Casolino. E dalle parole di Tommaso Iorio è scaturito che motivazioni di stress familiari, lavorativi, lo portavano a prendere questa decisione, anche se da parte mia c'è stata un'incessante preghiera per farlo ritornare su alcune delle motivazioni e quindi sul suo amore verso la sua città. Tant'è vero che nel pomeriggio di ieri ho inviato da lo stesso, come sindaco e come capo dell'amministrazione, una missiva a Tommaso Iorio che l'originale è in mio possesso e che l'ho anticipata per fax. Grazie all'informazione datami dalla signora Iorio, che mi ha detto telefonicamente di inviarla presso un determinato numero di pagine. Per cui io stamattina, quello che non giustifico, è che stamattina se Tommaso Iorio è impegnato per problemi personali, poteva benissimo interloquire con te per rimandare la conferenza stampa, perché spiegare le dimissioni di un consigliere che dopo tanti anni di attività politica era logico che questo dovesse, noi lo avessimo dovuto sentire direttamente da Tommaso. E quindi non condivido il fatto che lui abbia delegato qualche collega e lasciatelo passare. Abbiamo fatto un dibattito politico all'interno della maggioranza che non era stato premeditato. Infatti non condivido anche alcune cose e non vado su quanto hanno detto i miei colleghi consiglieri comunali, il fatto che l'amministrazione non abbia fatto niente. Portarsi e viviamo in quest'altra città, ma oggi io sento soltanto a nome mio e a nome dell'amministrazione comunale, sento soltanto il dovere di dire, cioè di dare a Tommaso Iorio tutto il nostro supporto, tutta ed esprimergli tutta la stima possibile, sia come uomo che come consigliere comunale, perché i suoi comportamenti per dimostrare
sempre improntati a principi di coerenza, di correttezza, di lealtà e di trasparenza. Grazie Tommaso.